Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi stiamo celebrando una messa bellissima in onore della Madonna che si chiama Santa Maria di Cana, adatta a questo tempo perché nell'anno liturgico in corso, che è l'anno A, dopo la festa del battesimo del Signore, non si è letto domenica scorsa il Vangelo delle nozze di Cana, che chiude un pochino il ciclo dell'Epifania. Vi ricordate, ne ho parlato in tante omelie del tempo dell'Epifania, no? L'adorazione dei magi. Gli uomini riconoscono Gesù come Dio. Il battesimo del Signore, la Trinità attesta che Gesù è Dio, il Padre parla e lo Spirito Santo scende. Con le nozze di Cana, col primo miracolo, Gesù attesta di se stesso compiendo i miracoli che è Dio. Quindi questa messa si inserisce perfettamente con il tempo appena concluso. Noi oggi la guardiamo chiaramente sotto il punto di vista di Santa Maria di Cana e dentro un contesto evidentissimo di divina volontà, perché qual è la parola, chiamiamola con un termine improprio, magica, che scatena il miracolo? Qual è? Fate quello che vi dirà. Se non avessero messo l'acqua dentro, non abbiamo più vino, riempire l'acqua. Noi dobbiamo sempre pensare bene, noi diciamo, come riempire d'acqua? Riempire d'acqua. Se avessero messo l'acqua, secondo voi, il miracolo sarebbe compiuto oppure no? Dal senso del trono del Vangelo. Fanno una cosa apparentemente senza senso. Prima lettura, ci avete fatto caso, prima lettura è bellissima, no? Questo dirai alla casa di Giacobbe, dice il Signore a Mosè. Voi avete visto quello che è successo, come vi ho fatto volare su ali d'aquile per farvi uscire dal paese d'Egitto. Attenzione, un'altra parolina magica. Ora, se vorrete, quattro sottolineature, ascoltare la mia parola e custodirete, sarete la mia alleanza, sarete la mia alleanza tutti i popoli, io sarò con voi, vi benedirò in tutte le modi possibili. Se vorrete ascoltare la mia parola, parolina magica. E che dicono gli israeliti? Quello che dice la Madonna. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Letteralmente il testo del Vangelo è: quello che vi dirà, fate. Non fate quello che vi dirà, in greco è proprio così. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Allora qual è il grande messaggio? Il grande messaggio è uno: per vedere grandi miracoli nella nostra vita e per avere una vita veramente benedetta, c'è stata soltanto una via, e fare quello che Dio vuole. Voi sapete che molti nostri fratelli e sorelle, poverine, che in difficoltà, che succede? Quando è che si rivolgono al nostro Signore? Dopo una vita che non ci stanno mai a pensare. Quando qualcosa va storto per dargliene la colpa. Poverini, non si rendono conto di quello che fanno, no? Adesso vi leggerò un pezzo di un brano del volume 32, l'ho citato pure nella catechesi di ieri sera, ma mi ha folgorato ieri quando stavo leggendolo. Veramente stupendo. Dove Gesù praticamente dice, guardate, che quando noi operiamo, noi della Santissima Trinità, noi facciamo le cose in grande. E ne facciamo bellissime, perfette, che meglio di così si potrebbero fare. Il problema è che bisogna vedere se noi operiamo per conto nostro, quindi senza ostacoli, o se noi operiamo con gli ostacoli. Se dobbiamo creare una cosa dal nulla, ci scateniamo, d'accordo? Perché dal nulla faccio come dico io. Per fare l'opera della redenzione abbiamo esagerato, d'accordo? Perché l'opera della redenzione è un'opera di Dio. Ma per fare i regali che vorrebbero fare le creature della razza umana possono fare come ci pare? Non tanto. Leggo, Guardate. Ora, volume 32 per chi... 9 aprile 1933. Ora, nella creazione e nella redenzione non ci furono lotte al nostro amore, né impedimento di poterci esaurire. Esaurire vuol dire dare tutto. In questo contesto di questo scritto, per rendere complete le opere nostre, perché operavamo indipendenti da tutti, nessuna volontà umana entrava in mezzo per impedirci di poterci esaurire come volevamo. Non è esaurire nel nostro termine, è esaurire nel senso che do tutto, d'accordo, fino a non poter dare di più, d'accordo, quindi il meglio, perché Dio quando opera mica dà il top, noi diciamo. Ma tutta la lotta la subiamo da parte delle creature, sentite, per ciascun disegno di santità che vogliamo compiere su di loro.
Ed oh, a quali strettezze ci mettono se la volontà umana non è unita con la nostra, se non si dà nelle nostre mani in modo che possiamo maneggiarla come vogliamo, per darle la forma da noi stabilita, per compiere i nostri disegni e così esaurirci per formare il nostro atto compiuto. Chiusura di questo piccolo brano. Noi non possiamo dare ciò che vogliamo, appena le briciole, le faville del nostro amore, perché l'umano volere sta sempre in atto di respingerci e di muoverci lotte. Ma perché non vediamo grandi miracoli nella nostra vita? O non vediamo grandi benedizioni? Ah, è facilissimo. Chi si lamenta, sta una vita lontano da Dio, arriva la disgrazia e se la prende col Padre Eterno, per carità, abbiamo misericordia e pietà, Gesù in croce ha detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, non sanno quello che dicono. Ma quando andranno dall'altra parte, lo Signore dovrà vedere: lo sai cos'è questa qui? Questa è tutta quanta l'opera delle tue mani, perché non avevo mica pensato questo per te. Io avrei voluto per te questo, 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 ma tu, non mi, tu me l'hai impedito di dartelo. Capite? Queste cose, ci devono entrare molto bene in testa, perché sono comportamenti fondamentali, cioè anche il miracolo di Gesù, fate quello che lui vi dirà. Cosa dicono i Vangeli? Quando è che Gesù operava i miracoli sulle persone? C'era sempre una condizione: quando trovava la fede. Cosa dice? A Nazareth non poté fare tanti miracoli, perché? Perché non c'era la fede. Non ci credevano che Gesù era il figlio di Dio, e non ci credevano che Gesù aveva il potere di farli miracoli, quindi non glieli chiedevano e non li mettevano in condizione di farli. E che cosa succede? Niente miracolo, non c'è, perché nelle opere fatte con noi Dio opera con noi, non senza di noi. E quindi se trova buone disposizioni, tutto bene; se buona disposizione non ne trova, purtroppo niente. Perché ha fatto miracoli? Chi è il miracolo più grande e vivente di nostro Signore? Maria Santissima, non Maria Santissima che ha fatto, Maria Santissima ripete quello che fa, fate quello che lui vi dirà. Poi è umile e lei non lo dice, noi glielo diciamo, d'accordo? Come l'ho fatto, l'ho sempre fatto io, poi vedrai come sarà una vita benedetta. Ecco, lei non lo dice, ma noi sì. Ecco, quindi ci portiamo a casa questa lettura, che poi è una lettura insomma, fondamentalmente biblica, ecco, delle nozze di Cana, e che è assai significativa e assai in linea anche con la meditazione che a Dio piacendo faremo tra poco. Siamo lodati Gesù e Maria.